Buonasera ragazzi, scusate, non so sinceramente se ci siete ancora. Ho provato a fare come hai detto tu, Kyle, 30 fps, so che non è probabilmente il top per un gioco. Non l'ho voluto io. Il titolo che ho dato a questa live a quanto pare è azzeccato. Partiamo proprio benissimo, mi dispiace veramente per questo problema. Mi sembra tutto ok e vorrei ben vedere. Letteralmente vi spiego cosa è successo. La CI, c'è cioè il fatto della CPU che è esplosa, ma non solo. Steam ha iniziato a fare aggiornamenti su aggiornamenti che nessuno gli ha chiesto, tra le altre cose, grazie Steam. E ho dovuto riavviare il computer. È successo l'ira di Dio, ho provato più volte, l'avete notato, a ripartire con la live. È bello notare come la mia ultima live, quella di oggi pomeriggio, è stata tranquillissima, senza neanche essere programmata, è andata tutto sommato liscia. Questa qua, che è programmata, invece deve partire a schifo. Allora, è Steam che fa cose, spiega tutto, soltanto che a me giustamente viene il rosic perché siamo 20 minuti di ritardo sulla nostra tabella di marcia. E vabbè, allora spiego un po' il mood di stasera, ragazzi. Sì, comunque streamo a quel distruggo tutto. Mio caro nome bannabile, probabilmente sì, è partito proprio con il titolo Rage or Relax. Intanto rage, intanto rabbia furente. Però vabbè, è il classico, ne vedrai delle belle se segui questo canale. Allora, spiego un po' il mood. Io tecnicamente questo gioco l'ho portato più di una volta in live, no? Chi è del canale lo sa, chi è nuovo, beh, ora lo saprà. E dovete sapere che io non ci sono ovviamente i vari personaggi che penso del canale conosce, questi tre, c'è un quarto da sbloccare e principalmente parlando penso che questa, il gioco sinceramente mi ha tra virgolette stufata. Io non sono una persona che riesce a stare molto dietro ai giochi anche per questo, ragazzi, perché dopo un po' mi annoio, però sarebbe estremamente bello almeno portare a termine tutti e quattro i personaggi. Qual è il problema? Per riuscire ad avere anche l'ultimo, appunto, dei personaggi, in teoria si dovrebbe vincere, la partita, una partita normale con il terzo personaggio, se si è sbloccato. Almeno quello che ho capito io. Qua c'è scritto, sbloccato, vincendo una partita normale. Se il terzo è sbloccato, quindi il terzo presumo sempre personaggio. Il concetto è che le partite si basano su tre livelli. Io a stento riesco ad arrivare al secondo, cioè riesco a portare a termine, a finire il secondo, ma non sono mai riuscita ad arrivare al terzo livello. Quindi equivale a dire che sarà una serata lunga, molto lunga. E probabilmente molto rage per quanto riguarda la sottoscritta. Allora, basta che vinci con uno qualunque dopo il terzo. Quindi anche, si può fare anche con gli altri due. Vabbè, ma il concetto è, io comunque anche con gli altri due non riesco ad arrivare fino al terzo livello del gioco, perché ripeto, ogni personaggio ha tre livelli, quindi. Ma il terzo, sì, il terzo è più forte sicuramente. Il buon robottino, perché ricordiamo, questo è un guerriero che si affida al potere del fuoco e al potere dell'oscurità, è un personaggio demoniaco per certi versi. Lei è invece un'assassina che usa ve il veleno, lui invece è un robottino che usa delle sfere magiche, chiamiamole così, o comunque scientifiche, non lo so, ve le vedrete insieme a me,
che si basano appunto sul fulmine, sul ghiaccio e sull'oscurità. E tra tutti e tre, per ora è il mio preferito. Anche perché è quello che sono riuscita a far, diciamo, viaggiare di più. Il concetto è questo: riusciremo entro stasera a sbloccare l'ultimo personaggio? E se no, cosa ho intenzione di fare? Beh, tecnicamente, sempre se non implode tutto come è già successo, esattamente, probabilmente no, bravissimo, vedo che hai capito, non è bannabile, vedo che hai capito già il mood, ci sarà un gioco un pochino più relax, perché ne avrò veramente bisogno, sperando che non urti la sensibilità di nessuno, perché tendenzialmente è come giocare col pluriball, non so se avete presente quell'involucro che tu schiacci, esplode, fa puff, 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 quindi avrò bisogno molto di questo, probabilmente, molto probabilmente, e quindi partiamo. Lunga premessa, basta annoiarvi. Intanto, se ovviamente avete domande, volete anche chiacchierare, si fa, perché comunque la serata birra, ancora birra, chiacchiera, e la birra di prima comunque, quella che non ho finito prima. E si può fare tutto e di più, come al solito. Il martedì è una giornata particolarmente scialla. Beh, se la urta, ma non... No, fa freddo. Non è diventata calda, fidati. Eccoci, bella lacuna. Non hai visto, penso e spero per te, l'inizio di questa live, perché è stata disastrosa. Però vabbè. La goccino. Luna piena, appena vista dal balcone. E niente, esploso tutto come al solito, no, nulla di che. Allora, defect. Partiamo con il nostro defect di fiducia. Vedete qui i suoi poteri. È proprio un bel bimbo, è proprio un bel bimbo. È un robottino simpatico lui. Allora, l'esordio. Sì, mio caro Lacuna. C'è sempre di tutto e di più su questo canale. Anche io che... Vabbè, grazie a Dio che... Ho chiuso la live perché sennò sentivate cose non molto carine dette da una bocca di una ragazza, come direbbe mia mamma, appunto. Allora, scegli, rimuovi una carta dal tuo mazzo. Sono appena arrivata, come faccio a vabbè, lasciamo stare, è una balena lui, almeno è una balena. Hai un problema, è una balena con tre occhi. Ottieni 100 d'oro, perdi tutto l'oro e naie. Scegli una carta in colore rara, aggiungi al mazzo, perdi la reliquia iniziale, nomi estremamente utile, e ottieni una reliquia boss casuale. No, vabbè, mi basta l'oro. Io non voglio mai, detto internos, cercare roba che mi leva punti o altre cose, cerco sempre di tenere più che posso roba. Come potete vedere... Tecnicamente sono strade multiple, per chi non conosce il gioco vedrete che ci sono varie strade che si possono prendere, ci sono nemici con l'icona del diavoletto e poi altri fenomeni, eventi casuali che possono accadere più o meno. È un gioco praticamente di carte, tu devi abbattere i nemici fino a che non arrivi al boss. Il problema è che appunto è anche molto a botta di... Perché molto spesso le carte non arrivano, quindi devi fare strategie, devi cercarci di ragionarci sopra. E questa fase è abbastanza scialla, direi anche. Sì, si scala una specie di torre, sono tre livelli e devi arrivare all'ultimo livello. Queste le basi. Metto gli scudini. Ripeto ragazzi, si può chiacchierare tranquillamente perché non è un gioco che sì, ci si deve stare attenti, ma ormai ci ho fatto anche il callo, quindi riesco a seguirvi tranquillamente e anche a giocare. E poi se si fa cavolate, vabbè, è content, come si dice dalle mie nostre parti, dalle mie parti, è content. Allora. Sì, appunto, far tutto di più.
Basta che ti... Maledetta pulce malata. Vai. Ok. Non volevo fare questo, ma ha colpito quello lì e va bene. Io volevo colpire quella più debole. Non so, ogni tanto ci sono delle cose che ancora non ho capito in sto gioco. Fenomeni bislacchi. Però va bene, intanto ricarichiamo il fulmine. Questi fulmini sono la forma di attacco del robottino. Oltre ovviamente calci, pugni, eccetera, eccetera. Poi vedrete ci sono vari altri globi energetici che fanno ovviamente altro. Questo è il mood in cui ti fa un debuff. Sono queste spirali. E principalmente, ragazzi, praticamente non fanno nulla. Cioè, lo uso come momenti di stasi, cioè, muore male la pulce. È una piccola pulce! Allora, intanto ci arricchiamo. E i fulmini fanno cose a random di base, infatti. È un po' la mia vita, a random. Allora, pozione potente. Scegli una carta tra i poteri casuali. Aggiungi alla mano. Costo 0, vabbè. Aggiungo una carta al mazzo. Allora, questi sono danni. Infliggo 7 danni e creo un fulmine, che è appunto il nostro attacco. Se no, già qua potete vedere che ci sono elementi tipo scudo che di solito sono fatti a mood di ghiaccio. Non so per qual motivo. E poi ci sono le carte a costo 0, che sono le mie preferite. Perché ci fai certe combo sopra che veramente ti diverti tantissimo. Allora, vabbè, in questo momento posso tranquillamente usare questo. Se faccio cavolate, voi avreste preferito altre carte, altre cose. Immagina, ecco, eventualmente si può fare anche un confronto sopra. Perché ho degli atteggiamenti un po' bislacchi, vado anche a scelta così a random. Ecco, questi sono i fenomeni casuali di cui parlavo prima, nome bannabile. Cose strane che accadono, tu stai salendo su per questa torre, come ha detto Kyle, e ti ritrovi davanti a un altare. Apparentemente dedicato a un antico spirito. Che ti permette, se preghi, di trasformare una carta, se no puoi proseguire. Vediamo cosa possiamo trasformare. Cosa succede con questo? L'ho appena preso, quindi non sarebbe da fare, però vediamo un po'. No, ho distrutto tutto. Ho distrutto tutto. Wow. Che è successo? Ok, ho toccato un tasto, come avete potuto vedere, e si è frizzato tutto. Cioè io non posso fare nulla perché il mio computer è pazzo. Confermo? Ok, ferma. Ho fatto una cavolata. Vabbè, non importa, ho fatto una cavolata. Non importa, non importa. Ho una nuova carta che non ho mai usato. La scopriremo insieme. Sì, mi dà una carta a caso, però ho eliminato una carta che a me piaceva, Kyle. Eh sì, blocco 1, blocchi 2 in più questa partita. No, vabbè, apparentemente ho preso letteralmente uno schifo. Tipo, la prossima volta questa la bruciamo. Eh sì, no, ma più che altro alcune volte Kyle ho preso roba buona, soltanto che c'è stato lo switch, ho cliccato roba random. Ecco, questo è quello che dicevo prima. Quando tu sei in questa situazione in cui tecnicamente sì, ti fa il debuff ma non ti attacca e tu ti ritrovi con solo difesa, e poi quando magari hai bisogno di difenderti non ne hai manco una, quello è il destino. Vabbè. Comunque io devo dire di una cosa molto importante per quanto riguarda questo gioco, benché io, ripeto, mi annoio molto facilmente, i personaggi, per come sono disegnati, per come sono carini, a me piacciono veramente, veramente tanto. Cioè, sono fatti a mio gusto, come disegni, come grafica.
Poi giustamente ognuno di noi ha il proprio. Sì, praticamente il concetto è quello, come dici tu, nome bannabile, è un po' alla Magic, è un po' come tutti. Io ne ho giocato tranquillamente a Magic, tranquillamente ho giocato anche a Faerie, mi pare si chiami, però l'idea è... mi piaceva lo stile. E poi tu ovviamente non, quando è successo la prima volta non c'eri, quindi non lo sai, però è un gioco che mi ha regalato uno della community, quindi tecnicamente è un gioco regalato da voi, la vedo così, quindi c'è anche qualcosa di, diciamo, affettivo. Non lo porterò più magari sul canale, ma continuerò a giocarlo per me, perché è il ricordo di quella persona che non è morta. Detto così sembra che sia morta, però il concetto è quello. Anche Hearthstone ci sta la cuna. Sì, bellini, anche il gioco che ti permette di scervellarti un po' e se hai tempo ti rilassa. Anche se a me fa tutto l'effetto opposto, come potete notare. Ma forse era il caso che mi proteggevo, ma giusto un po'. Quanto sono scema da un infinito. Eh sì, vabbè, fatto del mazzo è sempre anche quello un problema. Allora, per esempio, se avessi avuto un altro colpo avrei fatto tombola, e invece difesa, mettiamo difesa. Ah, morto comunque. Bene, non me l'aspettavo. Cioè non, io vi ripeto, faccio molto cose a caso. Stereotipi magici, ottieni 5 di forza, alla fine perdi 5. Vabbè, io lo lascerei anche. Si va di steroidi. Allora, colpo rinforzato, l'ho studiato, cioè l'ho studiato tra virgolette, l'ho già beccato una volta ed è ottimo per la difesa. Se hai questo, cioè io ho vinto tranquillamente un boss grazie a due colpi rinforzati, cioè corpo rinforzati. Quindi prendo questo, poi prenderò anche l'altro. Vabbè, prendiamo anche qua steroidi. Ragazzi, non fatevi gli steroidi. Allora, vediamo un po'. Tanto comunque dobbiamo passare per di qua. Ecco, questi sono i bei mostriciattoli che ci sono in giro nella mappa. Sono molto molto carini. Tu, nome bannabile, hai passione per i giochi? Hai in qualche modo conoscenze videoludiche? Così si chiacchiera anche un po'? Oppure sei probabilmente estraneo a questo mondo? Quali sono i tuoi hobby? Se ti va così si chiacchiera un po'. No, tecnicamente Kyle, io sono andata ho fatto una partita senza prendere globi. Sì, cioè, sono scema, non ci penso. Vabbè. Io non gioco molto bene. Comunque, seguiamo il suggerimento di Kyle, un'altra scossa, va bene. Ah, ok. Vabbè, comunque se giochi a Magic hai molta più esperienza di me in questo ramo, perché anzi, da quello che ho visto io di Magic quando ci ho giocato un pochino è estremamente complesso. E mentre qui comunque ti danno anche l'aiuto necessario, perché magari il primo livello è relativamente facile, Magic, soprattutto se lo giochi con gli amici, vanno di cattiveria, ci vanno. E lo dico non perché dei miei amici sono stati estremamente simpatici a giocare a Magic contro di me alle prime armi. Vabbè. Vabbè, ma è iniziata quest'estate, ma comunque
non vuol dire nulla, cioè se sei stato costante soprattutto. C'è Kyle che lo sto ammazzando perché sto facendo soltanto cavolate. È un classico, bullizzare il novizio. Sai che questi qua io li devo un po' smerciare. Allora, blocchi 7, il prossimo turno ottieni un mana. Infligge 9 danni. Direi io prendo questo. È un, comunque il fatto del giocare male, o meglio, giocare di cattiveria col novizio è veramente una cosa che sa tanto di campo scuola, sì, o anche Yu-Gi-Oh! Ai vecchi tempi quando si era bambini. Ah, ok, barriera o balzo. Allora, questo lo lascio scegliere voi. Scegliete voi la strada. Intanto bevo. Così almeno c'è anche un minimo di dritto. Ok, gli altri che dicono? Allora, cosa rappresentano? Nemico semplice, incognita, può essere malus o bene, non lo sai. E questo qua è il mercante. Non si vede la leggenda dalla mappa? Forse ci sono io. Copro, fatemi controllare. Che forse copro io, però vabbè, vogliono indicare questo. Allora, vabbè, dritto, sono 3 contro 1. Aspettate, dritto per me è il punto interrogativo, ok? Destra è il mercante, sinistra è il minion. E qua mi sono un attimo persa con quello che vuole fare Kyle e con quello che volete fare tutti. Gianpio, benvenuto, buonasera a te. Vabbè, ma anche se vado dritto è più pericoloso. Vabbè, sentite. Io mi sono persa nei vostri dettami, sappiatelo. Non è stato facile comprendere. Ah, che ho fatto? Vabbè, facciamo così. Così siamo tutti contenti. Faccio il punto interrogativo, quindi vado dritto. Però poi vado dall'elite. Vediamo un po' che capita. Perché io tocco roba? Ma perché tocco roba? Dai. Allora, titoli di fonte a un piccolo piedistallo sul quale risplende un idolo dorato. Parrebbe d'oro. Allora, ottieni l'idolo dorato che ti dà 25% d'oro in più se sconfiggi i nemici. Cos'è l'elite? L'elite è il mini boss, è il boss più difficile. Cioè, non è il boss finale, ma è il mini boss dell'area. Hai gli sgherri, hai il mini boss e hai poi il boss. Sì, Giampio, l'ho fatta la doccia. Grazie per l'interesse, ma comunque è abbastanza logico che l'avessi fatta. Allora, con l'oro ci prendi le carte dal mercante. O comunque ti danno la possibilità di prendere gli Zero o cose importanti che ti possono salvare la vita. Vabbè, tecnicamente parlando c'è da dire anche questo, ragazzi. La maledizione fai scattare la trappola. Non sappiamo che trappola sia.
Volete l'antico idolo o no? Mi basta un sì o un no da parte vostra. Fate l'elenco e poi si vede chi la spunta. La trappola, vabbè, non ho idea perché di solito quando ci sono le trappole io le evito sempre, quindi sarebbe una sorpresa anche per me, ma probabilmente sarà o una maledizione o forse dei nemici. Te lo dico tranquilla perché non ne ho idea. Cioè, non, io faccio di solito prosegui. Giampio, Kael, ragazzi, Lacuna si astiene, dice, Lacuna nel dubbio dice, fai tu, se muori sono cavoli tuoi. Ah? Lo so, Giampio, il nostro Gaetano. Ragazzi, io non, ovviamente voglio la vostra partecipazione in maniera tale che si può fare una cosa fatta bene, altrimenti sembra una cosa così, un po' isolata da nerd. Gaetano, il sì cosa corrisponde? Abbi pazienza. Ok, nessun altro che vuole che invece io faccia saltare la trappola così vediamo cos'è? Che l'ha detto anche Kyle. Ok, io non lo so, ma mi sento. Ovviamente c'è la lag, eccetera, eccetera. Tecnicamente sai qual è, non è bannabile, sei solo tu. Allora, facciamo così. Prendiamoci il difficile gioco perché ho scelto la strada dritta seguendo Gaetano, Kael e Lacuna. Ora scegliamo quello che vuoi invece tu. Vai. Allora, mentre stai per riporre la reliquia nella tua sacca da viaggio, un macigno scatta. Indiana Jones può accompagnare solo. Allora, ricevo danni, perdo punti vita massimi, vengo maledetto. E forse era meglio proseguire, va bene, non importa. Ormai è andata. Però a questo punto non faccio scegliere a nessuno perché ho bisogno di cure. Abbiate pazienza, quindi vada per il fuoco. Non mi piace, detto fra di noi, non mi piace che il mio personaggio sia debole perché poi becco l'ira di Dio e mi trovo nei guai. Allora, per i nuovi venuti che non conoscono il gioco, questo signorino mi fa furto, quindi mi ruba 15 d'oro ogni turno se non lo sconfiggo. Quindi, tutti ovviamente come al solito. Ok, come potete vedere, cioè, avevamo blocco, blocco, blocco. Cioè, ne avevo soltanto due che si poteva dire di attacco. E vabbè, blocchiamo di 7 e la meno peggio. Tanto di rubarci ci ruba comunque. Qui.
Difesa. Niente, comunque, mentre io sto zitta, raccontate un po' com'è andata, avete cenato, che avete mangiato di bello? Che prima avete visto cosa alla fine ci siamo mangiati io e mia mamma, perché e la cosa simpatica per dirvi è che sì, ho mangiato i rustici, le pizzette che si è fatto insieme, per il resto il pane che si è cotto insieme non è stato completamente toccato, quindi voi che vi siete mangiati? Se ovviamente vi va di parlare. E tra le altre cose, siete pronti per i parenti? Io, grazie a Dio, non ne ho di questi problemi. Cenato, lavato piatti e pentole. Quindi ti sei fatto qualcosa di enorme. Altro che insalatina o altro. Ecco, io vi voglio far vedere questo. Ok? Con questo scappa via. Peccato che è morto prima. Beh, volevo farvi vedere che scappava, però vabbè. Ho recuperato i soldi che mi aveva rubato. Vabbè. Impossibile essere pronti per i parenti. Arriva l'esercito della gente. Nome bannabile. Allora. Petto di pollo e patatine. Alla faccia, cioè patate, penso patatine. Vabbè, hai visto un po' di video, cioè hai visto un po' della live, ma è stata una cosa così, fatta a cavolo. Allora, Artiglio infligge 3 danni a tutti i nemici. E infligge 2 danni in più in questo combattimento. Vabbè. Infligge 3 danni e applica vulnerabilità. O infligge 4 danni per globo che possiedi. Quindi, tecnicamente, se riusciamo a fare tutti e 3 i globi, abbiamo un botto di danni. Proviamo questo. Madonna, non è bannabile, io ho paura per la tua salute, sappilo. Ho veramente salute. Sì, il bonk di Stormy, quantunque ho provato a silenziarlo, ma Stormy deve abbaiare comunque. Penso sarà una cosa che ci tormenterà in saecula saeculorum. Ok, non era questo che volevo fare, però va bene. Io sinceramente non so cosa aspettarmi da questo Natale. Non ho la minima idea di cosa inventarmi o altro. Anche perché tecnicamente Natale è venerdì sabato, eh. Cioè la vigilia è venerdì e sabato è Natale. E tecnicamente parlando io sarei in live. Però a questo punto ecco, è l'occasione anche di chiedervi, voi ci sareste? Se voi non ci siete, io me la prendo di vacanza. E sì, non sono propriamente una streamer professionista per cui vi vengo a fare pubblicità, cioè molto mood amici o gente che si chiacchiera, ecco. Ah beh, ok, tu c'è la nonna, non ti si può dire nulla, però magari anche gli altri, ecco, non è bannabile. Ma per la nonna dovete fare, ragazzi, cenone e tutti insieme, la nonna viene per prima sicuramente. Io sto a casa per il 25 sera, quindi eventualmente tu Gaetano ci sei. Ah, meglio decidere giovedì.
Va bene. Io comunque premetto perché, sai, Kyle, tecnicamente parlando, di solito il martedì è la giornata in cui ci siamo, cioè c'è più gente. Quindi è anche il mood di chiedere. Perché altrimenti poi si arriva all'ultimo minuto, magari il giovedì non c'è nessuno, e quindi un po' così. Allora, ornitottero, giocattolo, ogni volta che usi una pozione, ti curi di 5 punti vita. E ovviamente l'oro che non guasta mai. Tra virgolette, questo è molto il mood che creò il buon Leonardo, cioè sembra una di quelle sue macchine volanti. Allora, che giorno faccio le live? Sono il martedì, il giovedì e il sabato di solito. Capisco che molto spesso il sabato la gente esce, quindi. E tra le altre cose è anche il giorno in cui faccio roba più interessante, a mio avviso, essendo il mood dello studio, però. Non ci si può fare nulla. Ok, niente, meglio difendersi. E poi sti diavoletti che sono gremlins, ma sono per me diavoletti, sono tristissimi. Cioè, guardate lui, è proprio piccolo e triste, cioè proprio la faccina triste, quello con col bastone. Perché? Allora, cosa faccio il sabato? Porto argomenti di natura archeologica. Quindi è l'equivalente che faceva il buon caro Piero e Alberto Angela quando c'è, cioè, soprattutto Alberto quando faceva Ulisse. Non so ovviamente se hai presente di cosa sto parlando. Tipico mood da sabato sera, eh sì, infatti ripeto, per questo che so che molti non ci sono, perché magari sono con gli amici a uscire, però mi sono gestita così, perché tecnicamente il resto della settimana studio e quindi il sabato è il momento di relax per me, dove posso anche portare roba e rivedere roba per un eventuale live. Se no, sarebbe. Cavoli, questo non l'ho visto. Aia, aspetta, 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 aspetta. Questo mi fa 25 di attacco, mi manda il creatore dopo due mosse. E già mi sono ammazzata, non l'avevo completamente notato. Mi sono appena fatta un danno assurdo perché sono stata distratta. Complimenti a me. Ovviamente, come ripetevo, tutti blocchi, quindi no. Vabbè. Il giovedì faccio libri. Parlo di libri, di autori vecchi, contemporanei, un mix in realtà, non solo nostrani, ma anche stranieri. Poi, giustamente, sai qual è il fatto non è bannabile? È che io porto ovviamente le mie nozioni. Quando ho modo che magari qualcuno è interessato a un determinato argomento e mi dice: guarda, stasera puoi trattare questo autore perché è il mio autore preferito, o questa città, la storia di questa città, o la storia di questo personaggio, tranquillamente lo faccio, però. Molto spesso aspetto che siano appunto le persone a chiedermi l'argomento, ecco. Se no, poi ovviamente porto quello che più mi aggrada.
nome bannabile. Ti consiglio, se vuoi passare, non ti interessano queste cose così pesanti, ti consiglio il martedì. Il martedì è la serata quella in cui si chiacchiera e basta. È la serata libera. È la serata in cui ammazzano cose. Devo comunque liberarmi assolutamente di queste cose perché penso siano inutili queste pozioni. Ho fatto un po' una cavolata. Sì, vado a serata, ma prevedo già che questa live, per quanto riguarda questo gioco, sarà uno schifo. E vedendo anche il mood che abbiamo avuto all'inizio, che è partito tutto, è tutto ipersensibile, non sto toccando nulla perché se no esplode l'ira di Dio, se non riusciamo a sbloccare quel personaggio, come purtroppo penso che accadrà, si fa che si chiacchiera e basta. Perché la sto vedendo, cioè mi sono messa veramente a fare la scema e mi sono persa in quello che stavo facendo. Allora, parlo magari di un libro in particolare. Molto spesso associo anche l'autore, nome bannabile, perché se parli di un libro soltanto e non, ovviamente non parli anche di tutto il contesto, quindi chi è l'autore, perché. Molto spesso, quello che vedo io, nel libro c'è proprio lo specchio dell'autore, cioè quello che lui vive in quel momento storico lo porta nel libro. Quindi, per fare l'esempio classico, Guelfi e Ghibellini lo rivedi nella Divina Commedia. Quindi, di solito c'è sempre l'autore un minimo, però posso anche fare un libro in particolare, faccio una serata molto breve e via. Non mi devo intristire, però immaginati che a me non fa piacere trovarmi in queste situazioni. Le altre cose, io sto morendo. Un momento. Perché sono stata finora con il condizionatore e stavo squagliando. No, vabbè, non, ripeto, il mio interesse è quello di arrivare a liberare, chiamiamolo così, dalla prigionia del caos, l'ultimo personaggio. Sì, condizionatore pompa di calore. Però, giustamente, per fare ciò, per liberare l'ultimo personaggio, devo arrivarci. Se mi metto a. Ovviamente anche a prendere carte a random. Devo, ecco, concentrarmi di più. Sta di fatto che tutto sommato siamo ancora alla base della torre, quindi siamo ancora all'inizio, al primo livello ed è tutto sommato tranquillo. Però questo non toglie che sia comunque fastidioso come mood. Ho 4. Aspetta. Blocco 5, blocco 7. Quindi ho blocco 17 prima. Blocco in tutti e niente. Mi serve più mana per poter fare un attacco si deve. E non è bannabile. Col fatto che poi ovviamente tu sei. Non sai questi background. Io ho ricevuto questo condizionatore pompa di calore a settembre, cioè sono stata l'intera estate a morire di caldo perché dovevano montarmelo a maggio, ma non l'hanno fatto. Ora lo sto sfruttando tantissimo, proprio anche come ripicca. E giustamente io ho bisogno di una cosa per l'attacco, ma sono difesa. Bene. E vabbè, è la mia vita. Fatto anche una mossa di. Vabbè, ok. Ma mi fai per piacere attaccare? Ti prego. Ti
Non sarebbe dovuto essere così. Questi sgorbietti li ammazzi dopo 2 secondi, ma... Vabbè. I mini slime. Tipo gli Skifidol. No, forse è una cosa che non eravate soliti fare, ma da voi c'è stata la moda degli Skifidol, slime, quelle cose così? O è una cosa soltanto di mio ricordo d'infanzia? Ah, quindi non è soltanto il mu... Ecco, allora, se avete presente gli Skifidol, ecco, sono questi qua. Infatti sto morendo malissimo, mannaggia. Se mori per sti cosi, però no, cioè... Dai. Ho bisogno istantaneamente di un falò. E comunque anche col falò sono messa non male di più. Sto più vicino qua, però devo sconfiggere un altro mostro. Beh, anche qua non sarebbe migliore. Vabbè, dai. Ho fatto una cavolata. Ho fatto una cavolata della mia esistenza. Uso la pompa di calore, Non penso che la pompa di calore mi possa salvare ormai da queste creature. Però cerchiamo di regger botta più che possiamo. Dovrei prendere solo 2 danni in teoria. Ammettete che vi stia mancando Stormy? Questi cosi mi ricordano la sua fluffosità. Che tra le altre cose l'avete anche sentita. Abbaia sempre. Niente così, cioè, solo... Ok, forse ho preso troppe difese. E l'unica cosa che posso immaginare è questo. Che schifo le ragnatele, mamma mia. Che cosa orribile. Vattene, va. Comunque. Ok. Sì, veramente male. Ok. Forse ho visto che c'è anche un altro fuoco più avanti, quindi pian pianino, quando tu ti riposi riacquisti salute. E ho bisogno di salute come il pane. Perché non li ho usati? Beh. Quale scartiamo? Vai, meglio levare questo. Sì, infatti, quello che ho levato alla fin fine. Allora, mi serve roba pesante. Allora, uno, sicuro, è quello che ti fa l'attacco, uno degli attacchi più forti del gioco. Questo qua pure è buono, infligge 5 danni, se hai giocato meno di 3 carte, questo turno peschi una carta, ed è pure buona. Ecco, non è bannabile, così si usa i soldi, si usano i soldi spendendo e buttando roba a random. Non lo riuscirò mai a fare. Intendi questo? Il fulmine, quello indiano, intendi?
Tanto controllo anche l'altro. Allora, questo qui, pietra levigata, ti dà più, prende, ti dà uno più di destrezza. Medikit, puoi giocare la carta stato ingiocabili. Ne ho. Sì, no, comunque l'avrei preso, però perché purtroppo questo pugnale, come l'ha chiamato lui, l'ho già giocato una volta e so i suoi effetti, quindi. No, vabbè. Fate che Kyle è un nerd più di noi. Lui sa e vede tutto. Ah, bello questo boss. Beh, bello. Allora, mio caro nome bannabile, ti presento il boss Armadillo. Non dico altro. Allora, il boss armadillo mi servirebbe. Ora si farà lo scudo, ma il problema è che non lo posso neanche attaccare volendo. Ho soltanto un globo. Vabbè. Wow. Io non lo so, ragazzi. Solo blocchi. Bene. Non dovrebbe attaccare, le sue intenzioni sono quelli di difendersi. Ecco, distruggere, distruggere, distruggere. E va bene. Ovviamente. Ma, ok. Cerchiamo di proteggerci per quando c'è possibile. E poi pregate Dio per me, siete credenti. Ah, uso le pozioni. Giusto. Preghiera prossima perdita di punti vita. Ok, ma ormai non la posso più usare. Quando gioco un potere, creo un fulmine. Ottieni 4 di focus. Mi servirebbe questa, ma il problema è che. Anche se la. Vabbè, la prendo, ma non. Anche questa qua potrebbe essere utile. Se combinata a quella in cui prende ogni globo che hai, ogni fulmine che hai, ti dà di più. Me la dà a zero? Ah! Oh boh, allora. Buona a sapersi. Grazie mille. Ok, allora. Ok. Qua è molto molto interessante come giocarcela. Ok, questo lo si può fare, andare di cattiveria. Ecco, come dicevo prima, modalità armadillo. E con questo abbiamo finito il gioco. Scossa. È bellissimo questo boss, io veramente no, non lo odio di più perché c'è un boss che è tipo Melma ed è facilissimo, cioè almeno relativamente facile da battere. C'era un altro boss che era triangolare, triangolare comunque trapezoidale, quel che era, comunque una forma geometrica ed era pure carino. Poi arriva lui. Mannaggia a lui. Aspetta. Ho sbagliato, vabbè. Comunque. Vorrei comunque proteggermi. Quello che ci interessa è non morire. Non morire assolutamente. Allora, di quelli che ho visto io, tutti, tutti. Era un 6 circa. Però penso che siano molti anche di più. Cioè poi dipende proprio da zona a zona. Ecco, 3 per ogni livello, quindi.
Mi mancano gli ultimi tre dell'ultimo livello che non ho fatto. Buonasera, vedo Bianco. Il GG Git Good in questo momento ci sta. Poi in versione natalizia è proprio bellissimo. Vabbè. E poi ecco, vorrei sapere una cosa, ma il GG per voi è Git Good o Good Game? Come la vedete voi? Qual è la vostra definizione per questo acronimo? Good game, ok. Perché mi sono sentita più di una volta fare GG come Git Good da gente. Quindi volevo sapere la vostra versione di questo acronimo. Chiamiamolo acronimo, comunque queste due consonanti messe insieme. Allora. Vabbè. Ma sei un maledetto schifoso, mezzo coso, scheletrico, brutto che sei. Io, giustamente, ora che mi ha attaccato, mi servivano prima le difese, ora... Vabbè. Ho fatto per fare una cosa random, ci ho buttato giù un botto di roba. Va bene. GG, ma nel senso, c'è un acronimo per dire botta di fortuna, con la C maiuscola ovviamente. Io non so cosa ho fatto, cioè ho fatto una cosa così, mossa disperata, vabbè. Penso che non posso andare avanti con una vita a fare cose a random che spero vadano bene e spero che non vadano bene. Cioè. Questa è la storia della mia vita, fare cose a random e sperare che funzionino. Oh, ma ti levi con sto cavolo di armadillo modo? Esattamente, può essere mega fotonico come direbbe qualcun altro. BRB, che vuol dire BRB, lacuna? Bucio di... scusate, la volgarità, scusate. Ecco, inventiamoci adesso qua un modo per indicare il mega cool. Perché la C maiuscola è troppo mainstream, dobbiamo inventarci qualcosa. BC, Before Christ. Vabbè, no. Before Christ, tra le altre cose. Può essere un BC, però... Ah, vabbè, allora... farmi quella pseudopesca, Kael. Botta di fortuna. Vabbè, dobbiamo vedere un po', perché... Ecco, riusciamo a fare qualcosa del genere, perché così potremmo metterla anche come mod. Io vi sfrutto per inventare emote. Dite che persona brutta che sono. Sì, bimbo, mi dai solo un danno. Maledetto, schifoso. Scusate. Ce l'ho con ovviamente il mostro qua, con il tizio. Io intanto, io ecco perché adoro le carte proprio che costano zero, perché sono gratis, ed è bello gratis. Però giustamente... Ovviamente... Allora...
14, 11, però crea un globo di oscurità. Vabbè, dai. È sbagliatissimo sicuramente, ma mi crea un altro globo che mi può aiutare come attacco poi successivamente, quindi mettiamola così. Ma non hai messo uno scudo? Non l'ho messo? Va bene. Mi sono dimenticata lo scudo, mi sa, Cosa simpatica. Ah, vabbè, invece no, vabbè. Ragazzi, io non voglio, no, mi devo impegnare, però presa prima male l'ho preso. Non male l'ho preso. Io ora che dovrei fare? Cioè, ho solo blocchi. Un lancio doppio se mi arriva. Vorrebbe tanta fortuna. Vorrebbe tanta fortuna. Che c'ho? Che c'ho? Oh, raga, grazie a tutti. Questa è proprio... Siete voi che mi date supporto. BC, esattamente, tanto BC. Before Christ, tanto Before Christ. Niente, il problema è che abbiamo fatto una partita così. Cioè, a 6 punti vita sono rimasti. Un colpo ed ero andato. Allora, vabbè, colpo di fulmine, infliggi 7 danni a un nemico e crei un fulmine. Il problema è che 3 di mana, ma manco morta. Peschi una carta in più ogni turno, potrebbe essere carino, ma vabbè. Riavvia è buono, riavvia lo conosco, però no. Sì, mi faceva solo 32 danni, dai, era un colpo di striscio, non è mai successo nulla di che. Allora, pietra filosofale, ottieni mana all'inizio del turno, penso. Tutti i nemici iniziano il combattimento con un punto forza in più. Gabbia vuota, quando la raccogli, rimuovi 2 carte dal mazzo. No, già il mio mazzo fa schifo, come coso. Se levo anche le carte, fatto tombola. Occhio di Sneco, peschi 2 carte in più ogni turno, inizi ogni combattimento con confuso. Ok, quindi gabbia e occhio per... cioè l'occhio dici tu Kyle, giustamente ti fa carte a random che già fa schifo. Ma fanno schifo tutte e tre, e lo so! In qualsiasi caso, comunque, ne busco. L'unica cosa che meno peggio che posso vedere è la pietra filosofale di Harry Potter. Sappiamo tutti che Nicholas Flamel e gli Homunculus la stanno cercando, magari l'abbiamo noi, ci porta fortuna. Mi è andata male, lo so. È l'unica che possiamo fare. Tanto ragazzi, è già il mood proprio della partita che è andata male. E questa mi sembra la meno peggio, perché almeno mi dà il mana. E... speriamo.
Probabilmente mi ora mi ammazzano dopo 2 secondi. Magari la vengono a riprendere. Nel dubbio, ragazzi, non dite che la... No! Ragazzi, ho perso. Ragazzi, ho perso. Allora, vedete questo sgorbio? Perché dico che ho perso? Perché questo sgorbio si difende ogni volta. Ogni turno ha la difesa alzata. Devi buttargli giù tutta la difesa e vedendo come siamo stati fortunati finora a trovare soltanto difese per noi stessi... butto giù manco morta. Vabbè che avrei riavvio, però mannaggia. Beh, attacca pure lo disgraziato. Cioè, ha 14 d'attacco e 14 di difesa. Non lo so, vuoi anche mia mamma, come si direbbe qualcuno. Vabbè, è l'unica. No, io stavo pensando anche eventualmente di usare che uso, che non le altre carte facevano schifo, giustamente. C'è poi sempre questa lesione che sono fatta male, sono caduta dalle scale e mi sono beccata una fretta. Allora, non so se voi conoscete, ma sicuramente lo conoscete, The Prulled. Questa figura che fa video parodici su Dark Souls, ma anche su altro, che si trova anche su Twitch, una volta fece un video di un tizio che si beccava un ombrellone nel ginocchio, ecco, la famosa freccia nel ginocchio, ecco, in questo momento io ho una freccia nel ginocchio come quel tizio, un ombrellone nel ginocchio. E mai sentito, allora, ti dico solo una cosa, non è bannabile. Vuoi ridere? Anche senza senso, risate così, dici, ma perché sto ridendo? Non lo so. Guardati dei suoi video, perché non hanno né capo né coda, però nel loro mood fanno ridere. E tanta roba. The Prulled, giustamente, io sì, non mi metto a scrivere in chat perché sennò perdiamo. Io come altro mi sono persa in chiacchiere, ho fatto una cavolata. Vabbè, 7 danni ce li possiamo prendere per ora. No, vabbè, ma infatti non le ho citato solo quello perché... Allora... Vabbè, non è bannabile, non ti preoccupare. È un gioco particolare, però è un gioco alla fine. Ma ti ripeto, a mio avviso The Prulled riesce tranquillamente a far ridere anche senza che tu conosci tutto ciò che c'è dietro. Allora, 6 di difesa, 2 sfere, abbiamo altri 3 punti mana. Sì, ok, si può fare. Ho tentennato perché ho avuto un attimo di paura di prendere altre botte, però tecnicamente a 11 dovremmo riuscire a farlo. Tra le altre cose, non so perché dal primo livello al secondo livello di questo gioco c'è una difficoltà aumentata in maniera esponenziale, però io ho notato sta cosa, mentre... nel primo il boss ha il per 2, per 5, per 30.000. Qui prende tutti i personaggi. E, ok, magari dici, magari il boss di quell'ultimo è l'equivalente di questi qua. Però c'è veramente una netta differenza. E, cioè, quando la giocai la prima volta mi
Allora, che famo? Allora. Creiamo una scossa e vedi che alla fine la buon pietra filosofale qualcosa è servita. A nulla, ma qualcosa. Ok, quindi questo e questo. Dovevo fare difesa, ma non ci ho pensato. Allora, tu prendi questo, poi facciamo in teoria la difesa perfetta. Io intanto sto zitta perché sto cercando di fare i calcoli, ragazzi. Comunque, sarei molto curiosa di sapere, dato che da quello che ho capito tu un nome è bannabile. Scusate, ovviamente per chi è della vecchia chat, Lacuna, Gaetano, Kyle. Ovviamente sto dando chiacchiera a nome bannabile perché non vi vedo scrivere, quindi non so se ci siete ancora o meno, quindi vedo lui e Kyle. Però sei molto curiosa di sapere, dato che non mi... a quello che ho capito comunque non giochi più di tanto, o comunque mi hai detto Magic, oltre non mi hai detto, quindi non saprei. Sarei curiosa di sapere quali sono i tuoi hobby. Ah, no, vabbè, Gaetano, scusa, magari non lo so se... non volevo fartela prendere, non ti vedevo più, quindi giustamente ho detto... parlo con loro. Perdonami. Anche perché... mi dispiace. Scusa, non ti volevo fare arrabbiare. Scusa. Mi sono anche persa. Battuto la testa quando ero piccola. Ah, oddio, no, allora ancora di più ti chiedo scusa se stai male, non lo sapevo. Che ti senti? Cioè, camomilla, qualcosa di caldo? Non so, mi dispiace. Io che figure, comunque sono proprio una bestia, io veramente, scusa tantissimo. Non fai molto, cioè, non sport. Ah, studio, leggo e prendi leggi. Che genere ti piace leggere? Hai un genere ovviamente preferito? Ah, Madonna, ok, non è bannabile se vai in palestra. Perché vai in palestra? Perché ti vuoi male? Mi immagino te. Madonna, le palestre, che ansia. No, ma cioè, Gaetano, mi dispiace se sapere che state male, ma a me mi spiace sempre. Saggi. Saggistica di che forma? Cioè, nel senso autori, saggistica filosofica, di che mood, ecco. Vabbè, ci sta. No, il mio stare, invece io preferisco invece stare a casa a poltrire con appunto i miei libri. Cioè, passare la vita con i miei libri. Allora, io devo un attimo ragionare. Questo ha 34 di danni e si vuole difendere. Dovrebbe attaccare? Non mi fido di te, tu sei disgraziato.
Saggistica scientifica. Tanta roba. Cioè, mi dicono roba leggera. Ma scientifica, perdonami, perché ovviamente dire saggistica scientifica è dire molto. Ma ambito, cioè, matematica, tipo calcoli, o non lo so, proprio scienza nel senso anche chimica, fisica, biologia. In che mood? No, vabbè, più che altro perché il dire, è come dire, beni culturali. Beni culturali racchiude tutto e nulla. Detto così, i miei professori mi mangiano. Vabbè. Non dite che ho detto questa cosa ai miei professori. Piacere. Io non so perché, ma da questo coso io mi prevedo un attacco, quindi non so perché mi mette ansia questo coso. Ho sbagliato, infatti, però mi metteva ansia perché ho avuto i flashback del Vietnam. Allora, mi serve. Ah no, vabbè, posso. Vabbè, vediamo cosa esce fuori. Niente. Non riesco a rompere le sue difese. Non riesco a rompere le sue difese. Non va bene. Mentre lui ovviamente rompe. Materie scientifiche all'università, ai ai ai. Nel senso, non per spiegarmi, ho molte conoscenze di ingegneri che appunto fanno materie tutto sommato scientifiche, e quando tu mi dici matematica e università, mi sorge il dubbio e l'ansia per te. Nel dubbio sappi che mi dispiace. Ecco, per capire. Questo sarebbe ottimo addestramento. Ti dà 20 danni ed è l'ira di Dio. Però onda gelida alla fin fine mi dà difesa. Cioè, è attacco e difesa contemporaneamente. Io sono più propensa, vi dico la verità, ad onda gelida. Però, voi cosa consigliate? Come ve la ragionereste voi ai miei panni? Oddio, ingegneria anche tu, mamma mia! Allora anche, aspetta a questo punto, informatica, non lo so, che ramo, ecco. Abbi pazienza, non è bannabile, che proprio è un periodo in cui mi ritrovo circondata da ingegneri. Ed è stranissimo. Cioè, veramente. Energetica. Interessante. Molto, molto interessante. Ok, Kael. GG. Seguo l'ordine. Quindi, se ovviamente faccio la domanda del tipo, ma c'entri qualcosa con, non lo so, pannelli fotovoltaici, energia green, ecosostenibile, che ti so dire anche motore a scoppio, non lo so, possono essere inerenti al tuo argomento, cioè al tuo interesse o no? Cioè, sono cose tue o no? Perdonami, ignoranza ovviamente. Allora, scalando la città, noti una parete coperta di rune antiche. Non sono etrusche, posso garantire che non è etrusco. Mentre tenti di capire cosa gli strani simboli e glifi possono significare, questi iniziano a risplendere. Aia, succede la fine del mondo.
Tutto ad un tratto il messaggio diventa chiaro. Eleganza, rimuovi una carta dal mazzo, no grazie. Semplicità, potenzia tutti i colpi e le difese. Sinceramente mi serve più potenziamento. Diciamo che in futuro sì, per adesso non c'entro con niente di tutto questo. Perché se, vabbè, triennale, bei vecchi tempi. Bei vecchi tempi la triennale. Poteva stare con gli amici. No, perché io ho il mood delle vecchie memorie del quando ero ovviamente alla triennale, che si stava veramente tutti i giorni buttati al bar. Non è una bella cosa da dire, però ok. Ah, non sono... Ah, vabbè, questo dipende anche dalla facoltà, eh. Dipende se becchi la gente giusta o meno. Cioè, nel senso, neanche dalla facoltà, dipende dalla gente. Cioè, la facoltà in realtà porella non c'entra nulla, però... Mi stai dicendo che avrò un... Sì, avrò un ustione probabilmente. Ma... Allora, lanterna, all'inizio combattimento ottieni un mana. Frammento di prisma, la ricompensa dopo i combattimenti. Offrono anche carte in colori e di altre classi. Paura liquida, applichi 3 vulnerabilità. Che praticamente le creature vulnerabili prendono il 50% di danni in più dagli attacchi. Questo sarebbe molto utile contro il boss finale. Però c'è anche da ricordare, io sono anche un genio perché sta roba qua. Vabbè, quindi queste ovviamente non le posso prendere, va bene. Notare il tizio che quanta fretta c'ha. Allora, io prenderei la lanterna. E se ce la... No, però non ce la faccio con i... Non lo so. Questo non, è, non costava 20 fino a, cioè non era 20 fino a 2 minuti. Boh. Vabbè, prendo la lanterna e sti cavoli. Niente rimborsi, sì, va bene, lo sappiamo. Niente fatto. Sì, ma il COVID non solo ha rovinato molto, non è bannabile, ma è stato proprio il mood dello schifo. Perché anche non solo non potevi uscire con gli amici, ma anche a un certo punto c'è stata proprio la divisione della gente. Per esempio, sono 2 anni che sono a Bologna, ma tecnicamente Bologna non l'ho vista manco mezza volta, o meno. Una volta di sfuggita, perché facevo gli scavi, Marzabotto, come archeologa. Ma quanto è bello sto pesce? Io non lo so, avete presente i cattivi dei Tiger Mice da Marte? Era un cartone brutto che si faceva, se non sbaglio era sulla Rai che lo facevano, c'erano i motociclisti topi, o forse era su Italia 1, non mi ricordo. Però c'era il cattivo che era un pesce così, un pesce gatto, è proprio brutto. Sei di fronte a un negozio... colorato, molto colorato, vabbè, è verde, con l'insegna ispirazione e ti avvicini per vedere cosa c'è dentro. Perché lo stai facendo, boh, robottino, non lo si sa. No, non si può, assolutamente, non puoi entrare così. Un uomo vestito in maniera ridicola appare all'entrata per bloccarti.
Allora, ma infatti è quello cioè che con il fatto che non ci si può muovere, ci sta tantissimo quello che dici. No, va, no, come sei conciato, rivoltante, sembra molto. Aspetta, no, vabbè, lasciamo stare. Potrebbe essere offensivo per qualcuno. E quello cos'è? Sangue? Che schifo! Come affari? Sei un cliente? Bene, come vuoi. Sospira in maniera esagerata e indica una lista di servizi. Le offerte sembrano ok, ma preferisci rifilare a questo pagliaccio un bel pugno dritto in quella sua faccia da buffone. No? Perché? Ma perché? Ho capito perché. Ok, ora ciao ciao. Avresti dovuto dargli un pugno. Sì, se gli davo un pugno, finiva che tecnicamente perdevo punti vita. No, robottino, ti stai calmo, ti stai calmo. Anche se sembra un pesce orribile, però sembra uno dei personaggi di Undertale. Scavo archeologico. Scavo di etruscologia a Marzabotto. Raga, io vi faccio pubblicità occulta sugli scavi e sulle cose che si fa all'università da me. Non va bene, non va bene. Allora, tanto continuando così, sì, dobbiamo dare una mossa, magari, sì. Tanto ne buccherò dopo 2 minuti. Allora, per chi non conoscesse, questo è il pennuto, l'avete visto prima, questo è il prescelto, che purtroppo con questa figura del robottino l'abbiamo già incontrato, e non lo so perché, ma mi fa ridere questa figura a me, non lo so perché, mi fa veramente tanto ridere. Vabbè. Sono riuscita ad andare a scavare, gli scavi si sono fatti, ma con tutte le norme di sicurezza, quindi mascherina, si lavorava con la mascherina, ci si faceva la temperatura ogni giorno, si doveva stare distanti, un po' pesante, un po' tanto pesante. Sì, ho trovato qualcosa, come anche i miei colleghi del resto. Però posso dirvi che non era probabilmente quello che ci aspettavamo di trovare. Assolutamente non era quello che volevamo, però ormai era fatto. Perché ovviamente è un sito di un periodo storico, sì, ci può essere la situazione pluristratificata, quindi più periodi storici sopra un periodo. Un pezzo di terra, quindi che ti so dire preistorico, etrusco, romano, medievale, eccetera, eccetera. Però lì c'è stato un qualcosa un po'. Finché non fanno la pubblicazione, non posso essere tanto chiacchierona, però c'è stato una qualcosa che non andava. No, non era una necropoli, non è bannabile, non era una magari era una necropoli. Poi lì le tombe ci sono. Ma sono state tutte già scoperte, tutte già fatte. Se trovi qualcosa è già tanto. Sì, almeno non era solo terra. In alcuni scavi purtroppo becchiamo soltanto terra, anche questo è vero.
strano, sai cosa non è bannabile? E questa è una cosa che io vorrei capire di tutti voi ingegneri, quindi ne approfitto per chiederla a te, poi è una cosa che poi si risolve in realtà tutte le persone ingegnere che conosco, che studiano, che hanno studiato ingegneria. Vostro mood di studio, di ragionare, è nel complesso estremamente appunto complicato e è strano che sembra quasi, come dire, che avete, sembra quasi ridicolo, non lo so, curiosi, non riesco a interpretarvi quando appunto vi dico che sono un'archeologa. Cioè, come se il fatto che appunto studio archeologia fosse strano per voi, è un'impressione mia o probabilmente un'impressione mia, perché per me stessa è strana archeologia, però questa impressione, quando dico alla gente, ovviamente tua collega o futura collega, che faccio archeologia, mi guardano come per dire, ma esiste archeologia? E ho bisogno di qualcuno che appunto mi spieghi questo mood, se è una mia impressione, è qualcosa che in effetti c'è, perché siete curiosi. Lo so, spero di metterti in disagio questa domanda, più che altro è veramente pura curiosità scientifica. Sì, siamo gli unici immuni al Covid. Siamo in mezzo alle tombe, ci siamo immuni, no? Più che altro, ricordando sempre il mio amatissimo scavo, io c'ho, c'è il ben di peggio dello scavare nella terra. C'è veramente di tutto su uno scavo archeologico. Altro che Indiana Jones. Ah, intendevi gli scherzi. Ma no, ma anche noi, se tu capisci cosa voglio, dove voglio andare a parare. Io posso bruciarla questa, devo vedere se le posso bruciare. Io mi sto accumulando maledizioni, ma non mica mi sono resa conto se li posso eliminare. Posso bruciarla? No, ok. Ah, ok, no, ma più che altro... Ok, ma era più che... Io non me l'immagino, perché sai qual è? Non è bannabile. Io invece vedo il vostro lavoro come qualcosa di estremamente incredibile. Cioè, riuscire a destreggiarvi in quello che fate, a capire tutti quei calcoli, per me questo è quello incredibile. Infatti quando la gente mi fa archeologa, sono tanti lavori che sono figli. Il mio tappa la terra. No, vabbè, non sei il solo e ti ringrazio per questa spiegazione, perché giustamente avevo bisogno di capire. Magari, sai, dice è la persona che è strana. Io non devo giocare, io questi cose a cosa nascono? Devo stare attenta perché qua sennò mi riempio la cosa di carte schifose. Ma non lo so, non te lo so dire. Esistono più ingegneri che archeologi? Può essere, non sono mai stata a contare. So soltanto che so quanto sia complicato il vostro lavoro, almeno so, immagino e presumo quanto possa essere complicato. Quindi l'idea... Cioè, che il vostro sia il lavoro figo e non il mio, sempre. Ah, bene. E si sta scaricando anche il computer, perfetto. Ah, ti prego. Datemi un attimo, ragazzi.
spine e cavi ovunque qua. Ho rischiato di... ho visto un fulmine a ciel sereno, ho pensato di rimanerci secca. Dai, 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 dobbiamo spicciarci, dobbiamo spicciarci. Dai, dai. Mio caro prescelto, devi levarti. Sì, vabbè, è quello che dico sempre, voi vi impowerate troppo. Non va bene, non va bene affatto che si impowerano così. Vabbè, dai, non me la voglio immaginare così. Anche perché se tu, guarda, non è bannabile, se tu devi andare fuori e rischiare di rimanerci secco, fidati, è meglio rimanere sui libri. Eh sì, comunque, tutti i mestieri quando sei... Non è bannabile, pensi davvero che io passerò l'intera giornata a fare Indiana Jones? Assolutamente no. Se riesco a entrare all'università è già tanto. Queste due sono molto carine, però proviamo questa qua. Alcune non le conosco neanche, quindi faccio nuove scoperte. Sì, eventualmente mi sotterrano poi mi riscoprono. Vabbè, non posso prendere praticamente nulla. Questo è l'ultima volta usato, è molto carino. Perché prende ti fa raddoppiare i punti energia al falò. Però vabbè, niente, signor mercante, come non detto, alla prossima, bye bye. Destra o sinistra? Scegliete voi. Tanto è uguale alla fin fine, cioè sono due scrigni. Buonanotte Gaetano, tranquillissimo, se stai male ci mancherebbe, hai fatto anzi fin troppo. Grazie per essere passato, vatti a riposare tranquillissimo, mi raccomando. Fammi sapere, o meno, facci sapere come stai, se ti riprendi e tutto il resto. Figurati. Intanto è bello notare come non è bannabile, calma, che fate? Mi pigliate in giro? Sì, ma allora, non è bannabile. Io ho un professore che prende vestito da Indiana Jones. All'uni ci spiegava col cappellaccio e vestito in modalità scavo, quindi non c'era la frusta, ma probabilmente un'arma in un luogo pubblico l'avrebbero buttato fuori. Però sì, ti dico che c'era un professore. Professore di archeologia medievale, tra le altre cose. Mentre due ninnoli e trovano una principessa etrusca, così straordinariamente conservata. Perché? Perché? Vabbè. Cose strane. Principesse etrusche che non vorrebbero essere seppellite là. Ogni volta che vieni maledetto, i tuoi punti vita massimi aumentano di 6. Ah, vabbè, ma io sono iper maledetta. Cioè, la gente mi odia in sto gioco. Ah, vabbè, ma allora, non è bannabile, te lo dico. Se il tuo prof ti mette anche solo la tutina, non lo so, una copia di Iron Man, ti prego, facci una foto, ti scongiuro, ti supplico, ti prego, fallo. E sarebbe fantastico, sarebbe un capolavoro, mamma mia, arte moderna.
Niente. Penso che la pianta abbia un po' sofferto. Non gli ho dato acqua, vedete, si è presa un botto di fulmini in testa. Perché non ha il pizzetto? No, vabbè, no, i prof devono avere il pizzetto. Mamma, mi sono immaginata la scena del tuo prof. Fantastico, assolutamente fantastico. Ho fatto una cavolata, sì, vabbè. Allora. Ah, vabbè, ma prof, se... No, io invece questa cosa non ce l'ho. Io non so, ecco, chiederei anche a te, Kyle, ma tu i tuoi prof com'erano? Perché io non ho avuto mai, cioè, da me ho beccato pochi pelati. Solo figure strane con i capelli, ma molto strane. Penso che i professori di archeologia sono strani. Ma proprio hanno problemi, hanno qualcosa che non va. Proprio nel loro mood di vita. Non ce ne sono di fighi alla roba. Vabbè, ma è bannabile. Dato che parli della Marvel Cinematic Universe, ma quindi oltre a Tony Stark, Robert Downey Jr., mi hai tirato fuori Iron Man. A questo punto sono curiosa di sapere anche il tuo mood. Io? No, aspetta, no, ma io no. Allora, non ce l'ho che esce, ok? Che esce, non è bannabile, però cioè, io ce l'ho la notifica, non l'ho sistemato sto coso, ma io ora faccio la serie, grazie, Madonna, non lo merito, non, grazie, grazie e basta, ok? Perdonami, non c'ho il quadratino con la notifica, però sappi che vabbè, penso sia di tutti, Kyle, che siano tutti. Sono i prof, ragazzi, sono i prof. Ah, almeno togli la pubblicità. Quella purtroppo ci sta. Mi dispiace. Vabbè, vedi io che sclero con le piante. Ci vuole il diserbante qua. Piante infami. Che non vanno giù tra le altre cose. Allora, non è bannabile, ma cioè, sappiamo che questo qua ha finito. Kael ha finito, lui può. Noi siamo ancora qui a studiare. C'è mia mamma. Non è banale, qualche giorno fa mi ha fatto. Ma per la tesi? Tu sei ancora che devi fare la prima. Io sono all'ultima. Sono qua al fiato dei miei. Cosa? Allora ti faccio la domanda del secolo. L'ultimo Spider-Man, l'hai visto? Max, buonasera. Buonasera. Per piacere, non usare il nome completo, ti prego. Per piacere, c'è stata anche già mia mamma oggi, ragazzi, vi prego, il mio nome completo no. Io, è obbrobrioso, è brutto, è doloroso. Usate quel nome. Tipo, colui che non ha quel nome non va usato, innominabile. Oh, allora siamo in due. Non è bannabile, ti capisco. Non ti posso aiutare perché non so, mi dispiace, ma sappi che ti sono vicina col cuore, ti capisco.
Non c'eri quando lo dissi? Intial, Ade, i nomignoli? Abbi pazienza, no? Veramente, tanto che c'è il nome bannabile, lo dico. Io ho un problema col mio nome. Fa veramente schifo. Mi fa schifo, non mi piace per nulla. Quindi preferisco davvero che si usi. No, ma è brutto, e poi avete presente, cioè mi dà anche quella sensazione di ansia, cioè usare il mio nome. Beh, tranquillamente, io mi immagino molto anche l'idea del gruppo di amici, quello lo dico sempre, per me qui c'è il gruppo di amici, tra amici non fai, ora, Massimiliano Sua Eminenza, ti chiamo Max, cioè, bella, cioè una cosa molto più tranquilla, cioè, oh Kyle, Sua Eccellenza, cioè, sono nomi, cioè, Massimiliano, Adelaide, sono nomi un po' troppo pomposi, cioè, è proprio brutta come cosa. Sì, no, ok, però, cioè, abbi pazienza, è proprio una cosa proprio a mia pelle. Mia mamma lo sa, io e mia mamma ogni volta ci pigliamo su questo punto. Perché a me non piace proprio. Però che gli devi dire? È il nome della tua bisnonna. Non lo so, ma mi dovevi mettere il nome di un morto? Ok, raga. Ma ho soltanto attacchi! Ma mi ammazzano! Niente, dai. Volevo fare una cosa figa, ma non ci sono riuscita. Sono morta. Sì, appunto, cioè, vabbè, ma anche mettermi a paragone con quelle cose, cioè, con quello mi ansia. Comunque sono morta malissimo. Vabbè. Salutate, il robottino perché gli manca veramente poco. E com'è? Se posso. Perché, come ho detto prima, cioè nella live precedente, a una mia amica non è piaciuto. Tu che opinione dai? Ovviamente anche tu, Max, cioè, non so, hai visto film di recente? Hai avuto modo di andare al cinema in qualche modo? Voi giustamente mi direte, ma chiedi a noi, ma tu? No, io, come ho già detto prima, mi hanno chiuso il cinema. Quindi, mentre prima l'avevo a 10 km, ora il cinema più vicino è a 20 km, quindi, ciao. House of Gucci sono curiosa, perché ho visto che ha avuto diverse critiche, anche per il fatto che, se non sbaglio, il vestito di Lady Gaga era fatto da Versace, cioè, c'erano dei problemi tecnici interni. Ok, tu? Nome bannabile? Perché io voglio ovviamente sapere più campane, ecco, saperne di più perché mi ha incuriosito sta cosa. Sì, ciao, ne al cinema, io non vedrò il cinema quando sarà un miracolo. Ma a te piace. Oh, ok. Quindi ho una idea contrastante da parte di qualcuno. Ok. Mi sta bene. Però ecco, volevo sapere che. Quindi c'è qualcuno a cui è piaciuto che almeno mi sa dare anche un'opinione contrastante.
perché ci sono rimasti un po' così e non volevo capire perché. Perché magari sono una persona, c'è Massimiliano, c'era la mia amica, ok, ma c'è anche qualcun altro a cui piace. Sì, sì, ma infatti, assolutamente ci sta. No, la mia amica mi disse che c'era, cioè si era un attimo confusa, perché la mia amica, premetto, lei ha visto l'ultimo Spider-Man, però non ha visto tutti quelli precedenti, perché è stata presa dal suo fidanzato e portata al cinema, così di botto senza senso. Quindi giustamente c'è già questa premessa. Poi ha visto, ma scusa, ma quello non era il tizio di, cioè, mi ha detto, ci sono dei tizi che non capisco perché sono là. Li ho visti in un altro film e me li ritrovo qua, cioè non capisco. E ha detto, boh, son confusa. Vabbè. Non è che ha detto non è bello, non le è piaciuto perché si è confusa. Cioè, a lei non le è piaciuto perché le è venuto del tipo, infatti io dicevo Agnese, va, stai attenta a non spoilerarmi, mi ha fatto, guarda, ci sono delle cose che se tu lo vedi, io ok che non mi mancano dei pezzi di roba, però ho visto personaggi che ero un po' perplessa, però ho detto boh, magari appunto mi sono persa tutto l'antecedente, bella. Io sinceramente spero in questi film, cioè ho tanta speranza, perché dopo Endgame e Infinity War non ho avuto più modo di andare al cinema, comunque di vedere roba della Marvel, e quindi quando avrò modo mi devo fare tutta la carrellata. Vabbè, per quanto riguarda il fanservice, ora non so se c'è o non c'è il fanservice lì, però penso che il fanservice sia una piaga che sia proprio del periodo. Cioè, nessuno mi leverà quest'idea. Proprio la classica cosa del periodo storico che devono fare remake, reboot, fanservice, cose nostalgiche. Ci sta da Dio. Anche perché tendono ad essere anche loro iperconfusionari. Cioè, Endgame c'è il viaggio nel tempo. Dici, ma scusa, ma che c'entra? Sì, vabbè. Vedremo un po' che ne esce fuori. Ah. Niente, raga. Allora, tu, robottino, capiamoci, a 9 di difesa. Spero ti fa 11 di danno. Ok, ok. Forse, ti prego, ti supplico. È un parto! Ogni nemico è un parto! Non ho mai vissuto una cosa del genere in maniera così brutta. No, senti, 4 non ce le ho mai nella vita. Questo è buono, volendo. Vai. Allora, della DC possiamo parlare tranquillamente, perché anche di quello qualcosina ho visto, conosco. Soltanto che ero in mood gioco. Nella DC c'è caos. Nella DC c'è. Si può parlare quando. Quanto si vuole per quanto riguarda
il guaio che hanno fatto, per esempio, per il nuovo Batman, che è l'ennesima riproposizione, come dice Kyle, in cui i genitori muoiono quando hanno un sacco di roba e di più altri personaggi, altri eroi. Buonasera, Metal, come va? Blues Rock, ho visto che sei passato da Discord e poi ti sei levato. Mi dispiace se ti è in qualche modo infastidito, ecco. Sì, hai fatto bene, era per vedere, non ci sta. Un atteggiamento giusto, controllare soprattutto se si mantengono le promesse, no? Se la gente non dice cavolate. Allora, beh, di certo parlare di fonti in questo momento non si può fare, anche perché sbaglio. Allora, per chi non è addetto a questo gioco, quindi non è bannabile, me la prendo con te, ma anche, forse anche Max non lo... Tu immaginati, c'è il mega guerriero e poi c'è lui, o meglio lei, la mistica. Questo personaggio è quel personaggio che tu vuoi male, perché ti potenzia l'altro. E si potenzia da sola e non la butti giù. Beh, tu vedrai, questo personaggio io lo odio con tutta me stessa, perché poi l'altro lo butti relativamente giù tranquillamente. È lei quella... Non so. Non si dicono le parolacce, però sì, in questo caso sì. Vabbè, non posso per niente fare nulla. Se ho 13 punti di vita, non va bene, no. Possiamo soltanto sperare di buttarla giù in qualche modo. No, eh. Niente. Guarda, tu vedrai cosa succede. Guarda lei. Guarda, c'è anche la cosa serpente e serpentiforme anche lei. Ecco, inizia a caricare con il potere. Mamma mia, quanto la odio. Mamma mia, quanto ti odio. Un personaggio che veramente detesto tantissimo. Però forse... Fammi ragionare, perché forse riusciamo a portarci a casa anche questo. Allora, blocco... Vabbè, blocca... No, no, tranquillo Metal, tranquillo, tranquillo, assolutamente nessun problema. Era per constatare un dato di fatto, però, cioè non... era un fatto che è successo, io ho detto quello che ho notato. Pare... Sì, sono una permalosa, ma non per queste cose. E la curiosità è umana, e tu sei stato curioso, hai fatto più che bene. Anche perché purtroppo, caro Metal, di persone che dicono cavolate, io stessa mi sono resa conto che è pieno il mondo. E quindi hai fatto più che bene, tranquillo. Senti. Allora, devo levare... Questo mi serve troppo, ragazzi. Il blocco istantaneo mi serve assolutamente. No, non posso berne neanche uno. Addio. Probabilmente mi sono rovinata la run, però vabbè. Comunque, siamo vicini al boss.
Se riusciamo ad arrivare al boss, ragazzi, è già una vittoria. Allora, io non mi ricordo che fa lui. Allora, sai qual è il fatto non è bannabile? Il mood di Twitch è nato su chiacchiera di un mio amico, perché io volevo portare un po' di nozioni, faccio l'università, che faccio? Provo a portare, a far incuriosire di quello che faccio io all'università la gente. Dato che in casa mia l'hai vista mia mamma, non è bannabile, l'hai vista mia mamma come... Se non c'è bisogno di dir altro, ho deciso, ho detto vabbè, avevo un ex canale su YouTube, però YouTube era morto da tanto tempo fa. Questo mio amico ha detto va, prova su Twitch, porta quello che ti piace, e mi sono ritrovata qua, cioè, a raccontare di archeologia mentre il sabato, mentre il poi letteratura, giovedì e martedì gioco, così a random. Sono ormai 8 mesi e sono tranquilla e felice così. È una cosa strana, però sai qual è il fatto non è bannabile? È che sarebbe bello, ovviamente un mio sogno, chissà se avverrà in qualche modo, che la gente tipo noi, universitari, professori, comunque gente anche di cultura, portasse roba di questo genere qui su Twitch, perché mi rendo conto che è molto scarno questo genere di cose. Cioè, c'è chi gioca, c'è chi fa just chatting e chatta e basta, però sarebbe molto figo portare anche altro. Intanto, vabbè, ciao. No, ma Metal, ma tranquillo, tranquillo. Tranquillo, davvero, non ti preoccupare, non era un rimprovero o altro, assolutamente, non era quello lo scopo, anzi. La curiosità, ti ripeto, io l'ho vista come da parte tua, poi ovviamente ora tu mi stai dicendo timidezza, però io l'ho vista anche come curiosità, e la curiosità per me è la cosa più bella che c'è nell'uomo. Vai tranquillissimo. Dai ragazzi, ormai è andata. Prima di chiacchierare finisce sempre. Guardate la morte del bambino. No, forse ce la facciamo a 3 punti vita, eh. Sì, sarebbe mo... ma per questo dico, cioè, non è bannabile. Tu immaginati, tu magari, che hai finito di fare un esame e racconti, ragazzi, guardate che sono un ingegnere, vi spiego in parole semplici cosa faccio all'uni, perché succedono queste determinate cose, perché è anche questione di curiosità, perché per esempio nel mio ramo la storia, oddio che noia, i professori, però se tu la metti molto tipo beautiful, ah quel cretino si è comportato così, cioè... Sembra anche qualcosa di pettegolezzo, di riderci sopra, delle disavventure di gente che è morta anni fa. Nel tuo caso, magari guardate come funziona questo apparecchio, lo sapete? Guardate, c'è questo, c'è quest'altro. Sarebbe molto figo. È un mood che io ho preso come stile, ho detto, vediamo come, dove porta. Esattamente. È per questo che io apprezzo questa piattaforma, perché ti permette di spaziare. Sì, ma dico Metal, sta che ci sono ragazzi che fanno filosofia, che fanno diritto e sono iper contenta, ma in proporzione siamo veramente pochi. Cioè, quello che mi auspico io è trovare gente che porti roba. Dai, raga.
Ah, vabbè, dai. Niente, non ci siamo riusciti. Vabbè, è partita così. Comunque si sono fatte 2 ore a chiacchierando, a fare cose. Si stanca. Non volevo portare l'altro personaggio, vedremo. Sad story. Sad, true story. Va bene. Blocca cosa? Ah, le nuove carte. Carte sbloccate. Abbiamo il turbo. Ottieni 2 mana, metti vuoto negli scarti. Mai visto? Sì, no, in realtà vuoto l'ho già visto. Lo ricordavo. Infliggi 24 in pezzi, infliggi 24 danni e se letale ottieni 3 mana. Colpo a meteora. Infliggi 24 danni e crei 3 plasma. E il plasma tecnicamente ottieni energia all'inizio del turno. Io non l'ho mai beccato il plasma, forse solo una volta, proprio a rarità. E ci sta, me. Ci vuole pazienza a questo punto. Ma è anche questo, è per questo che io auspico genere di cose. La cultura a me non spiace mai. Vabbè. Sì, 2 ore sono andate. Bimbi, siete in tre. Sì, no, ma è ok. Quello che dici tu, Meta. Sì, Metal. Scusate. Nome bannabile. Io un attimo il mio cervello si è intrippato con le varie scritte. Nome bannabile, quello che dici tu è vero. E infatti sarebbe molto bello fare community di questo genere. Il problema è che la nascita. Io non ho vissuto né la nascita di YouTube né la nascita di Twitch. Quindi io posso basarmi soltanto su quello che vedo. Quello che vedo è che su Twitch, più che dissing o altro, come dici tu, metal, reaction, c'è molto, molto, come dire, è molto mood, gioco. Sì, tranquillamente. Io magari ho visto un lato di YouTube, sì, di YouTube e anche di Twitch, che è un lato oscuro. C'è un lato in cui determinate cose sono un po' tralasciate. Si preferisce più il vivere allo stato brado per quanto riguarda il cervello. Quindi capite di cosa intendo. Si tende a essere più rilassati. C'è più una mollezza di animo. Ci sta, perché il Twitch e YouTube sono nati per rilassarsi, però quello che mi turba è il fatto che mi ritrovo circondata da canali e da gente che è interessata soltanto a quel mood. Cioè, anche la curiosità della nuova cosa non la intriga più. Il nuovo libro, guardate che leggere ormai è una cosa mainstream, però lettura, cultura, queste cose qua sono tralasciate. Per questo mi ha un po' preoccupato. Se, come dici tu, non è bannabile, si stanno venendo a creare community, su YouTube conosco il Barbascura. E c'era anche, non mi ricordo il suo nome. Vabbè, c'è Nova Alexio, ci sono diversi canali. Però ci vorrebbe quasi una rete di canali che trattano. Però vabbè, sono sogni utopistici, ragazzi. I miei sono sogni utopistici. Io devo distinguere l'università da quest'altro mondo che è tecnologico. Sono utopistica su queste cose. Che è più difficile di YouTube per ora, qui non si cresce.
vabbè, se non si fa, se non si fa, se non ci si fa la doccia con Stormy. Io l'ho detto, Stormy sarà la protagonista di un canale. Io le apro un canale solo a lei, perché Stormy è the best, è la migliore al mondo. Lei che fa la pazza, penso sia, ci siamo tutti innamorati di lei, perché eh sì, questi discorsi, lo so, ma infatti io ringrazio che, vedi, Metal, tu, Kyle, siete gente di cultura e ci si può ragionare sopra su queste cose. Ma in realtà Metal no, perché la curiosità su determinate, cioè non ti vengo a parlare in maniera altolocata. Cioè, se io ti parlo di una società, ok, ti dico, guarda, c'è il re, c'è la principessa, c'è il cavaliere, sono cose che si studiano già alle elementari e alle superiori, non cerco di portare roba difficile, cioè non penso di aver mai fatto una live culturale, un sabba, un mondo dei libri, trattando in maniera estremamente complicata l'argomento, anzi cerco di renderlo più che potabile per tutti. Cioè, poi non lo so, se sembra difficile a questo punto alzo le mani, ma è questione veramente di conoscere la storia che si studia alle elementari e alle medie e alle superiori. Cioè, Dio santo, penso che ormai tutti, anche solo alle medie, saper chi è Carlo Magno, penso che lo conosciamo tutti, anche da Feudalesimo e Libertà, cioè non so se conoscete la pagina meme sul Medioevo, però cioè, sono cose che anche di nome qualcosa ti viene in mente. Poi se non ci riesco, io mi piange il cuore, non riesco a portarvi la mia voglia di raccontare, alzo le mani, faccio quello che posso. Ma non è vero, Metal, dai, videogioco e studio non. Cioè, c'è il mio stesso ragazzo che è videogiocatore e studioso. C'è un sacco di gente, collega di nome bannabile, che studia e conosce i videogiochi, tipo League of Legends. Lo stesso nome bannabile gioca a Magic, cioè. Dio santo! Sarebbe veramente grave, cioè ludo e studio non sono due cose distinte, cioè così separate. Il genere umano ha più sfaccettature, però vabbè, io non dico altro, cioè ognuno ovviamente ha il suo modo di pensiero, però quando eri piccolo studiavi e giocavi anche con le macchinine. Vabbè, ma non importa, Metal ha anche i suoi. No, vabbè, ma Metal ci sta, è un mood diverso, sono opinioni diverse. Io ti ripeto, è un mio mood. Ecco, ci stiamo confrontando. Metal, ci stiamo confrontando, è una cosa bellissima. Il confronto è una cosa bellissima, apre la mente. Ci sta. Io ti ho detto le mie ragioni, la mia vita. Io ho sempre fatto così: studio, lavoro e divertimento. Se sei un gamer, cioè, Dio santo. Se sei un gamer che è iperappassionato ai videogiochi, sa che tu te ne frega che sei Assassin's Creed, Origins, c'ha il tempio di Karnak che è uguale a quello reale. Che è il tempio di Karnak? Una brutta parolaccia, ragazzi. Una cosa egizia brutta, proprio brutta, brutta, brutta. Però per dirvi, però, negli stessi videogiochi, cioè, ho fatto l'esempio di Assassin's Creed, c'è un minimo di storia. Rompo le palle, scusate. Scusate anche la volgarità. Non importa. Io sono contenta di avere te, Metal, di avere Nome Bannabile, di avere Kyle, di avere Gaetano, di avervi tutti qui. Perché mi aprite un sacco la mente. Siete veramente. Siete voi che mi date la forza. Non posso dire altro. Vabbè, ma. Non stiamo, cioè non è un problema.
ma Metal, non dirmi che quello, il tipo che gioca a FIFA non ha mai letto un libro. Perché in quel caso italiano medio style, ragazzi. Italiano, ragazzi, italiano medio, attenzione, attenzione. Partita, calcio, pallone. Mi prego. In quel caso io piango, cioè, nell'ansia. Immaginatevi, professoressa le consegna il compito, figa, pallone. Cioè, è una cosa assurda, no? Spero di, veramente spero che non esistano queste persone. Però, vabbè. No, ripeto, passare, sì, ma non puoi passare l'intera giornata a giocare e basta. Anche a leggerti il libro, il manuale delle istruzioni, e leggi una parola strana, ti incuriosisce e vedi il dizionario o Wikipedia o qualcosa. E ripeto, a scuola qualcosa la farai, però fica. Meta. Sì, non ci curiamo di questi problemi. Anzi, io faccio una cosa, ecco, mi metto qua. Che penso che mi si stia scollegando tutto, mi si stia morendo tutto. Fammi controllare. Infatti, mi si era un attimo scollegato tutto. Io non posso toccare più nulla perché, come al solito, qua va in cortocircuito tutto. E le 2 ore si sono fatte. Io il gioco, come ho detto, sono di parola, non lo porto più. Almeno. Posso provare a riportarlo solo però se riesco a sbloccare il quarto personaggio. Se sblocco il quarto personaggio e lo giochiamo insieme, lo riporto in live e facciamo appunto il quarto personaggio. Se no, non lo porto. Perché mi sono annoiata. Cioè, io sono una che si annoia facilmente. Tra le altre cose, nei videogiochi, se avessi in mano un gioco tipo, non lo so, lo stesso FIFA, ecco. Che Meta l'ha citato prima, io dopo 2 giorni l'avrei buttato là, non avrei chiesto neanche più a tutti gli altri FIFA. Allora, non è bannabile, facciamo che io mi impegno, mi esercito, faccio la brava e prometto, se io riesco a, perché sono curiosa, voglio vedere anche com'è il quarto personaggio, mi hanno detto che è figo, quindi devo soltanto riuscire ad applicarmi, è inutile che riporto sempre le stesse cose. Direi anche tu che ti riporto di nuovo questo personaggino. Posso, eventualmente sai che si può fare anche, però dobbiamo chiedere ovviamente agli altri ragazzi. Magari per riportare anche quelli precedenti, l'assassina e il cavaliere. Io il cavaliere l'ho giocato una volta e poi l'ho abbandonato, ragazzi. Io quel personaggio non l'ho praticamente mai giocato a parte una volta qui in live. Quindi possiamo provare questo. Va bene, Metal, va bene, va bene. Tranquillissimo, buon riposo e non ti preoccupare, non ti preoccupare minimamente. Che ci sta se studio, lavoro, impegni, le live sono l'ultima cosa che ci fa pensare. Anche io quando sarò in mood, probabilmente esami, o in realtà quando sarò in mood tesi, penso che tutti coloro che hanno fatto l'università sanno cosa vuol dire. Mood tesi, compare dal mondo. No, vabbè, ma infatti chiediamo, farò un sondaggino e poi ci si vede. Ciao Metal, buon riposo! Buon proseguimento di serata, buon riposo, buona ninna e fai sogni d'oro. Tanto stiamo finendo anche noi, tranquillo me. Com'è andata? Ma tu non me lo dovevi dire così? Non è bannabile, com'è andata? Com'è andata? Secchione, secchione, secchione. Fai ingegneria, sei un secchione, è inutile che lo chieda. Com'è andata? C'ho l'ansia per te, come che ti ha chiesto la prof o il prof? Dai, bella, bella. Vincitore del premio Nobel. No, non sono un secchione. 30 e lode. Questa è la cosa. Non sono un secchione. 30 e lode sul libretto. Non conoscessi la gente come te. Non conoscessi. Dai.
Dimmi, Belli, non è bannabile, Kyle. Avete qualcuno da cui volete andare? O si chiude? Che si è fatto anche tardi. Mai preso un te. Non è bannabile, ma massimo un 30. Ma va per piacere, va massimo un 30. Secchione, sei un secchione. Mannaggia te, sei un secchione. Vergognati. Vabbè, abbi pazienza, non è bannabile. Io veramente te l'ho detto, per me è come se siamo un gruppo di amici, cioè. Non c'ho la birra, ma se no birra e si va a festeggiare, cioè. Dio santo. Passare un esame è sempre passare una frontiera, tipo. Comunque, nessuno, dici tu, Kyle, non ci sta. Intanto l'ho lasciata lì a fermentare, sarà tutta sgasata. Ah, allora vabbè, da lontano, cin cin. Sì, ok. Mi raccomando, sbatti sul tavolo, perché sennò porta sfiga. Me lo disse uno delle mie vecchie conoscenze su. Mi raccomando. Alla tua. Nessuno, neanche tu. Allora, eventualmente, se ci vorrai essere, giovedì io in teoria non so cosa tratterò, perché tecnicamente è il 23, dovrei portare il mondo dei libri, dovrei portare i libri. Ma di che cosa? Devo ancora studiarmelo, ok? Ed è grave perché di solito non faccio così, però se ci sei, qualcosa giovedì si fa. Quindi, ovviamente è il 23 dicembre, se sei in famiglia, goditi la famiglia. Anche tu, Kyle, ma tutti coloro che vedranno questa. Porta qualcosa di Natale. Si potrebbe fare. Anche se io e il Natale siamo due cose un po' bizzarre. Però si potrebbe fare. Quindi, eventualmente, ho detto tutto. Bel, ma non è bannabile, ma ci si doveva beccare prima, io e te. Cioè, ci si doveva beccare prima. Io l'unica famiglia che ho è mia mamma. Dai, notte notte, Kyle. Se non è bannabile, fate i bravi, buon riposo. E mi raccomando, fate mille sogni dopo, perché potete. Perché tanto a me Stormi non mi farà dormire. Cani bislacchi e dove trovarli. Notte notte.